amano talmente il proprio marito che per non sciuparlo prendono quello delle loro amiche. Alexandre Dumas, padre, scrittore francese, 1840. La catena del matrimonio è così pesante che a volte bisogna essere in tre per portarla. Alexandre Dumas, figlio, scrittore francese, 1863. Mentre padre e figlio filosofeggiano, io sono nel bel mezzo di un'orgia. Antonella Dumas, moglie e madre, stesso periodo. Tata! Tata, dove sei? Mio marito è un pezzo di merda. Tata! Lui è tutta la famiglia. I nipotini piccoli, pezzettini di merda. E la mamma, mi ha riempito la casa con certi cocci, certe chiccerie, che prima o poi saranno i cinesi a venire a comprare da noi. Ma qua stai? Ma vuoi dire sto qua? Mi trova sempre, dove mi trovo. L'odio. Ma che stai parlando? No, perché? Ma mi sembra che parla, mi sembra. No! Probabilmente lui, la madre, tutta la famiglia. Mi sembra come si muove le labbra. Tata, tieniti forte. Tieniti, guarda. Guarda cosa ti manda mia mamma. Ma dove li trova? Ma veramente dove li trova? Quella c'è proprio i negozi sui particolari. Ma veramente? Eh? Ti piace? Un salvadanaio. Pensa come sarai felice quando lo romperai. Mamma, quanto sono felice! Mamma mia! Ti ha dato qualche altra cosa? Cara, c'è qualche problema? Qualche? Mamma! Mamma! Più. Tu non mi ami più perché sono vecchia, è vero? Ho qualche ruga sul viso, qualche chilo di troppo, ma sappi che dentro di me c'è una giovane ragazza di 20 anni. E quando te la sei mangiata? Ma dicevo che non poteva essere tutta roba tua! Vieni fuori, ragazza di 20 anni! Ti aiuteremo, mantieni la calma! Offendimi pure, tanto! Ma che ti offende? Che ti offende? Per dire, guarda che io ti ho regalato gli anni più belli della mia vita! E se questi erano i più belli, che infanzia di merda hai avuto? Se l'Italia sta diventando un paese tropicale, che si sciolgono i ghiacciai ed è colpa mia! Intanto io e te non parliamo più. Non è vero, sono venuta a parlare di cose romantiche. Ah no, di bollette parliamo di solito. Ti è piaciuto il film d'amore che abbiamo visto ieri? Certo. Anche se a me mi è piaciuto più quello di paura che abbiamo visto la scorsa settimana con tutti i parenti. Ma quello era il filmino del nostro matrimonio. Appunto. Sì, lo voglio, nella gioia e nel dolore. Offendimi pure. Vuoi vedere che ti offendo pure io? Non devo. Ci metto un secondo. Ma vuoi vedere? Ma veramente... Vuoi vedere? No. Tu ce l'hai piccolo. Cosa? Signor, ce l'ha piccolo. Signor, non è vero. No, no, e no, non ce l'ho piccolo. No, non ce l'ho piccolo. Sei tu che hai iniziato a guardarlo da lontano. È una questione di prospettive. Sì, sì. Arrampicati sugli specchi. Ma che specchi? Io spero solo una cosa, che tu non prenda anche i difetti della tua famiglia. Ma ti riferisci al fatto che sono permalosi? No, che sono longevi! Non muore mai nessuno in quella cazzo di famiglia. Ma uno un funerale ogni tanto se lo vuole fare, no! Qua Highlander sto, qua Highlander! Oh, ma perché non ti rilassi? Mi dai addosso proprio oggi che ti ho preparato una sorpresa. Davvero? Sì, sì. Ho comprato 2 biglietti. Sai dove ti porto in vacanza? In Africa.
tra i beduini, tra le dune. Sì, lo sai che mi hanno detto? Che quando una coppia di turisti arriva in Africa, i beduini circondano il marito e gli chiedono se vuole scambiare la moglie con un cammello. Ma ci pensi? E ci penso, sì. Non ci dormo la notte dopo sta notizia io. Sei proprio maschilista. Cosa? Cosa sono? Maschilista. Io sono maschilista, io? Ma pensa alle musulmane. Le musulmane quando girano col marito devono portare il velo. E io? E io che ti devo camminare accanto a volto scoperto? E non è umiliazione questa? Cioè, ma peggio di così a una donna che gli vuoi fare? Che io pure d'estate mi metto la sciarpa per non farmi riconoscere. Ma come ragioni tu? Tu stai grave. Tu non hai capito che noi abbiamo dei problemi. La gente si inventa le cose per rivitalizzare il rapporto. Ma che si inventa la gente? La gente fa i giochi erotici. Sì, i giochi erotici fa la gente. E li vedi questi di Rimini? Questi fanno i giochi erotici? Questi qua, dici? E chi ride più degli altri? Ma... io sta prima fila la salterei. Non mi sembrano organizzati questi. Dimmi la verità. Tu lo faresti lo scambio di coppia? Se non ce li portano indietro, certo! Ma subito! Io avevo pensato per noi un gioco erotico troppo bello. No, non ci abbiamo l'età. Io faccio la ricca signora nella villa. Tu fai il ladro. Arrivi, mi prendi. No. Da cosa nasce cosa? No, guarda, le mie amiche. Ma no, ma che poi funziona. Non c'è veramente una cosa. Aiuto, un ladro! C'è un ladro! Aiuto, prendi il bastone! Sei il ladro e io la ricca signora. Era già il gioco erotico? Non mi sta facendo effetto. Mettiti la calza. Ma non ci abbiamo l'età per queste cose. Per fare il ladro, faccio il ladro mascherato, certo. Allora, mi prendi, da cosa nasce cosa vabbè, funziona. Ti prendo con la forza, ma non lo raccontare in giro. Vai. Vabbè, guarda che situazione mi metti, guarda. Mamma mia. Oh, non entra. Magari ci avessi sto problema da un'altra parte. Vabbè. Lo faccio a volto scoperto, come lo vuoi? Sto ladro, italiano, francese, americano, tedesco? Rumeno, dai. No, ho detto italiano, francese. Fallo rumeno! Aspetta! Non è che uno fa il rumeno così! E perché io la ricca signora in questo cesso di casa? Dai! Rumeno, vai. È difficile, eh? Ma mo ti faccio prendere un coccolone, una paura facendo sto rumeno, faccio il più bel rumeno del mondo, eh! Vai! Sto entrando nel personaggio! Ehi! Qua devi venire. Stavo andando al bar, sinceramente. Vai. Azzimane state quieta, spiccila. Azzimane state quieta e spiccila. Questo non è rumeno. A me il rumeno mi viene pugliese, mi viene. Oh mio Dio, un terrore. Oh, non offendiamo. Venite qui dal sud a rubare a noi del nord! Vergogna! Vergogna! Te sei tunciula, baluba! Guarda che si sente che sei di Campobasso! Cicaluste! Come hai fatto? Ma fatto cosa? Ad arrivare fin qua su! C'ho le chiavi! Buttati! C'ho le chiavi! Va di retro, Satana! Cara! Le gocce sul comodino, prendile ogni tanto! Oh! Oh! Credevi di trovarmi disarmata, eh? Ma io sono armata! Maria, tranquilla! Non sono Maria! Ah no? Sono la Triscia! Chi? La Triscia! Ah. La contessa Triscia di Cinisello! Complimenti per il casato! Tranquilla! Tranquilla! Monolocale di merda!
Ci sta scivolando il gioco erotico di mano. No, finalmente posso ucciderlo. No, come? Articolo 52. Aiuto! Si configura come legittima difesa. Cara. La condotta di chi, vedendo minacciati i suoi altrui beni, è constatata l'inefficacia di ogni invito a desistere, usa un'arma legalmente posseduta, mirando alle parti non vitali. Più qua. Più qua? Cos'è, non lo trovi? Quella è la paura. Acqua fredda e paura fanno questo effetto, fanno. Cara! Cara! Se hai il coraggio, mi devi sparare al cuore, voglio morire da uomo! Ho ucciso mio marito! Cara, adesso ti sei erotizzata? Madonna, quando vedo che muore, mi erotizzo come una pazza! È l'unico modo, sì, ormai! Mi sale una cosa! Mamma mia, guarda! Adesso sei pronta? Sì, eh? Sì. Andiamo di là, sei pronta? Sì, infatti adesso vado di là a dormire. A dormire? Come abbiamo fatto? A dormire! Ma come dormire? Perché, come dice Sting, nel sesso l'importante è il desiderio, non l'appagamento. Secondo me ogni tanto è meglio andare a pagamento. Cioè, dopo tutta questa sceneggiata... Lo vedi come sei? Ma mo che ho detto? Io vorrei essere come Carla, la nostra vicina. Ma che c'ha Carla più di noi? Che ha dei figli fantastici, una casa bellissima, tantissimi amici, tanti soldi in banca. Sì, ma da poco le è morto il marito. Tutte a lei le fortune. Comprare un appartamento e anche un po' comprare la tristezza di chi ci abitava. Andrea De Carlo, scrittore italiano, 1992. In ogni paese c'è un'orrenda casa moderna. L'ha progettato un geometra, figlio del sindaco. Dino Risi, regista italiano, 1980. Prego, venga, salve. Io mi presento, io sono Mariangela della Casacchione Immobiliare e questo è l'immobile di cui le parlavo. Allora, un immobile che, come può vedere, ha tutte le caratteristiche di cui abbiamo anche parlato tanto per telefono. Allora, questo immobile si trova in pieno centro a Rimini. Come può vedere, tutti gli impianti sono a norma. È stato fatto tutto da pochissimo, tra l'altro. Scusi il ritardo. No! No! Allora, se io e lei abbiamo l'appuntamento alle 5, la mia professionalità mi porta a iniziare a parlare alle 5. Lo capisce questo? Sì, ma non c'ero. E come mai? Eh? Ha avuto problemi a parcheggiare l'auto qui sotto? No, veramente sono venuto in autobus. E dove l'ha parcheggiato? Cosa? L'autobus, dico, dove l'ha parcheggiato? L'autobus? Dove l'ha parcheggiato? No, l'autobus l'ho preso per venire qua, no? Sì. Anch'io ho preso la macchina per venire qua, ma il problema del parcheggio rimane. Lei come ha fatto a parcheggiare l'autobus qui sotto? La strada è stretta. L'autobus non è mio. Neanche la macchina è mia e di mio marito. Ma il problema del parcheggio rimane. Lei come ha fatto a parcheggiare l'autobus qui sotto? Lei mi deve dire come ha fatto a parcheggiare l'autobus qui sotto. Lei mi deve dire come ha fatto a parcheggiare l'autobus qui sotto. Come ha fatto? L'ho messo con le quattro frecce qua davanti e sono entrato. Così ho fatto. Dicevo io, la strada è stretta con un autobus. Oh, volevo venire con la metropolitana. Ma poi mi sono detto, e scava il tunnel, e collega i binari, impara a guidare. Alla fine è meglio l'autobus, va là. In effetti, va bene, mi ripresento. Io sono Mariangela della Casacchione Immobiliare. Piacere. Piacere tutto mio. Sì. Allora, lei è il signor De Marchino, no. Pelusino, signor Rosettino, colui ha l'appuntamento alle 18. Come no? Ah, eccolo, signor Tibiletti. Tibiletti? Ha visto che vista stupenda che c'è da qua su, signor Tibiletti?
Tibiletti? Ha visto che vista stupenda che c'è da qua su, signor Tibiletti. No, la vista è bella, solo che io sarei Rosetti. Vuole fare Rosetti? No, io ci metto niente, io cancello Tibiletti e metto Rosetti, le deve star bene a lei. Cioè, non è questione se mi sta bene o male, me lo sento più mio, me lo sento. L'abitudine. Vabbè. L'abitudine è una brutta cosa, guarda. La gente è pazza. Qui veramente ne vedo di cotte e di crude. Lei oggi si sente Rosetti. In generale mi sento... Io mi sveglio e mi sento Rosetti, guarda. Va bene, lo segno qui sulla cartellina perché non mi piace fare confusione. Grazie. Quindi scrivo che lei fa Rosetti. Rosetti, Rosetti. Rosetti o Rossetti, visto che cambia? Ma che cambia? Rosetti. A me fin da bambino mi hanno sempre chiamato Rosetti, sempre. Anche a me da ragazza mi chiamavano Mariangela Tirapippe, ma che vuol dire? No, vuol dire. Al mio paese c'era una che la chiamava Antonella Scappella Minchia, eppure voleva dire. Va bene. Il mio è solo un cognome. Sì, va bene. Comunque... Rispettabile. Certo, non vorrei fare confusione. Immagino a questo punto però che il signor Tibiletti venga dopo alle 18. Cioè almeno questo, perché veramente mi va in confusione tutto qui. Io scrivo Tibiletti ore 18, No, non me ne frega. Tibiletti... Devi vedere a me. Ore... 18. Ma magari sto Tibiletti viene alle 18. Ma... no! Il cliente ha sempre ragione. No, lei ha detto Tibiletti. No, non ho ragione perché ho detto magari. Magari viene alle 18. Ho detto magari. Ma tanto può venire quanto vuole. Io sono sempre qua. Dalle 7 di stamattina. Faccio una pausa ogni tanto. L'esaurimento è brutto. Io comunque questo Tibiletti non lo conosco proprio. Ah, e quindi non sa se viene alle 18? Non lo conosco! Ma che in città è difficile conoscere uno al bar, uno nel condominio di fronte. Adesso lei si deve immaginare se io posso conoscere un nome tirato a caso dalla sua cartellina. Cioè, come se lei mi chiedesse quando arriva il signor Papolla, no? Conosce il signor Papolla? È venuto ieri a vedere l'appartamento! Era per dire! Mi ha molto parlato di lei! Papolla ha parlato di me. So che volete prendere casa insieme. Io e Papolla. Ah, sono molto felice di venderla a due come voi, Papi! Io non ho pregiudizio, sa? Ma non voglio prendere casa con Papolla. Se la vuole intestare lei? E fa bene! Fa bene! Perché all'inizio tutto rose e fiori. E poi quando l'amore scema... Io di scema ne vedo una, ma scema forte però, Ma scema forte! Comunque questa tipologia di appartamento è perfetta per la sua situazione. Perché ho parlato tantissimo con Papolla, mi ha spiegato tutto. Qui parliamo di spazio soppalcabile, sa? Ah, sì? Lei qui fa un bellissimo soppalco, lei sta sotto, Papolla sta sopra. Oppure Papolla sta sopra, lei sta sotto. Ma io sto Papolla non lo voglio vedere. Non lo voglio vedere, Papolla, non lo voglio vedere. E quale soluzione abitativa migliore di questa? Noi parliamo di un appartamento dotato di doppio ingresso, sa? Ah, sì? Sì, può avere una chiave lei e l'altra chiave... pure. Sì. Doppio ingresso, dici? Certo. Ma qua di ingresso ce n'è uno, però. Dove? Qua. No, lì sì. Ma lei deve guardare qui sulla piantina, Sì. Lo vede il doppio ingresso? Sì, ma tecnicamente ce n'è uno. Sì, ma lei deve guardare sulla piantina. Sì. Uno e due, lo vede il doppio ingresso? Sì, ma fisicamente... Lei deve guardare qui, sennò io che cazzo ci sto a fare? Ma non c'è il doppio ingresso! Ma lo sta disegnando! Sì! Lo sta disegnando! Non c'è! Tecnicamente! Lo sto disegnando! Ma non c'è! E lascia andare la fantasia! La fantasia? Sì! Che cosa vuole in questo appartamento? Un cane? Glielo disegno il cane! Ma non voglio il cane! Non si faccia sentire! Shh. Che Fuffi è sensibile! Ah, si chiama Fuffi, il cane si chiama Fuffi! E lo vede che scodinzola? Ah, sì? Chi lo porta fuori il cane? Ma non lo so perché io non... Lei o Papolla? Eh? Lei o Papolla? Prendete i cani e li trattate come figli e chi lo porta fuori a fare i bisogni? Lei o Papolla? Lei o Papolla? Basta con Papolla! Basta!
Io Papolla l'ho lasciato. Non lo sapevo. Scusi la gaffa. Oh, è stato a butto muso. Ieri sono andato e ho detto: Papolla, ti lascio. Non c'è più l'amore di una volta. Ho preso Fuffi, fanculo Fuffi. E sono andato libero, finalmente, per questa città. Anzi, oggi gli ho pure messo le corna. Ah sì, con chi? Con Tibiletti. Anzi, mi trovo in uno spazio più grande, che siamo in tanti. Siamo io, Papolla, Tibiletti e tutti gli amici che mi vengono a trovare. Mi trovi uno spazio più grande. A nome? Rosetti. E non l'aveva detto. Ah! Basta dimenticare un particolare e to si perde un cliente. Tra l'altro, qui scavando hanno scoperto che ci abitava il popolo dei Masai, chiamati così proprio perché dicevano: Masai, che questo appartamento fa veramente cagare. Ma non si può dire, altrimenti che immagine do io alla mia agenzia? Non si può dire.